La vittoria è insieme una splendida scarica di adrenalina e un male oscuro. Lo sanno bene gli uomini corsa della casa coreana che hanno lottato fino all'ultimo per conquistare i primi trofei planetari della loro brevissima storia sportiva. Hyundai Motorsport ha infatti conquistato il World Touring Car Cup Piloti con Gabriele Tarquini, 56 anni, sulla Hyundai i30N TCR dell'italiano BRC Racing Team e il titolo squadre con la M-Racing YMR Team. Due successi che si riflettono sul clamoroso successo Hyundai sul mercato globale, saldamente al quarto posto con Kia nella graduatoria mondiale dei produttori di automobili. Anche l'Italia contribuisce a questo risultato. Nei primi 10 mesi del 2018 sono stati 45.500 gli italiani che hanno parcheggiato nel loro garage un modello della casa di Seul. Clienti orgogliosi di aver potuto scegliere tra tante carrozzerie diverse, dalla sorella stradale vincitrice del mondiale i30N Performance in listino a 36.200 euro alla pluripremiata City Car i10, da berline a familiari, fastback, SUV, crossover, ma anche tra tutti i tipi di propulsori oggi in vendita. Diesel e benzina, B-Fuel benzina GPL, ma anche Ioniq e Kona elettriche, Ioniq ibrida a benzina e ricaricabile plug-in, e ancora, per chi ha molta pazienza e abita a Bolzano, città dove c'è l'unico distributore di idrogeno in Italia, la i35 a idrogeno. Hyundai è la cartina al tornasole che tutto si può fare e fare bene. Un esempio concreto? L'esclusivo Cacao Corner, cioè una superficie creata dagli ingegneri Hyundai usando cacao, latte, burro, selezionati tra centinaia di altre sostanze per acquisire impronte di pneumatici, eseguire analisi dinamiche perfette e decidere con la telemetria di bordo l'handling della i30N TCR in ogni settore del percorso. Però non si tratta di cacao meravigliao, è solo un perfetto, divertente pesce d'aprile.